guardate qui come liscio. Questo è segno di un calcestruzzo ben gettato e perfettamente vibrato. Non ci sono bolle, non ci sono nidi, non ci sono, diciamo, particolari criticità. Ovviamente qualche piccola bollicina, la vedete là in alto, è normale. Benvenuti ragazzi a un nuovo video. È un po' che non faccio video dalla mia postazione. In realtà sta per uscire qualcosa di incredibile che uscirà. Non so se questo video uscirà prima o dopo, vabbè, comunque uscirà, se è già uscito, l'avete visto, se non è ancora uscito, uscirà qualcosa di veramente grande legato a quello che sto ancora facendo nel progetto del Marocco. Quindi, a parte questo, allora, sono molto contento dei risultati che stiamo ottenendo sul canale. Siamo arrivati a 30.000 iscritti, qualcosa che non potevo immaginare che succedesse nel giro di così poco tempo, e probabilmente proprio preparerò anche un video su questo. Non sono un esperto, non sono un guru di queste cose, come arrivare a 100 miliardi di iscritti, però nel mio piccolo posso darvi qualche suggerimento di come ho fatto. Quindi il video di oggi fondamentalmente è il proseguo del vlog sulla costruzione dell'edificio che sto portando avanti e che si era fermato alla costruzione delle fondazioni. Quindi siamo arrivati alle fondazioni e adesso le immagini che vedrete sono legate alla realizzazione della prima pilastrata, quindi del primo piano dei pilastri, che vengono realizzati, come avete visto nell'episodio precedente abbiamo lasciato i ferri di ripresa già ancorati all'interno delle fondazioni, e in questo video vediamo come questi ferri di ripresa vengono poi completati con le armature dei pilastri, ok? Poi vengono casserati e infine gettati. Che cosa vi posso dire e che cosa vi posso consigliare relativamente a quello che è la lavorazione di armatura, casseratura e getto dei pilastri? Ovviamente tutto parte sempre dal progetto, e mi avete chiesto in tantissimi di fare un video dove vi spiego anche la parte progettuale, come mi regolo con la parte progettuale, sia software che di disegno. Arriverà anche questo, vorrei farlo verso la fine in modo da racchiudere un pochettino quello che ho fatto a metà. Adesso ci ragioniamo, intanto vi dico quelle che sono le cose importanti relativamente a quello che dovete verificare in cantiere. Allora, ovviamente si presuppone che il progetto sia stato fatto nella maniera corretta. Partendo da questo, quello che vi consiglio è di controllare sempre i copriferri. Cioè, cosa vuol dire controllare? Cercare di tenervi un po' cautelativi anche nella fase di progettazione, perché solitamente, soprattutto con i pilastri, soprattutto quando ci sono delle armature molto importanti, che spesso capita nei progetti di oggi, abbiamo dei copriferri che da norma il programma te li dà, non lo so, a 2 centimetri, e sono un pochettino a volte scarni. E per non dire chi mette 1,5 centimetri, che se ne parla, quindi dai 2 centimetri in su, 2 centimetri sono già scarni, perché quando hai dei ferri di quel tipo poi devi armare, devi casserare, devi mettere il cassero, da una parte non lo metti esattamente alla distanza giusta, dall'altra lo metti troppo vicino, succede che poi si hanno dei problemi durante il getto per questo motivo qui. E questa è una prima cosa. La seconda cosa è legata ovviamente, e questo magari verrà approfondito sulla parte progettuale, al numero di ferri che ci sono. Ovviamente se siete già in cantiere e state realizzando l'opera, i ferri li avete già progettati, quindi anche potete modificarli, quindi è una cosa che bisogna pensare prima, perché questo può dare dei problemi nella vibrazione. Quindi quando voi calate il vibratore e all'interno della, che detta così sembra un po', però effettivamente diciamo che c'è un elemento che viene utilizzato, l'avete visto probabilmente in qualche mio reel, che serve appunto per vibrare il calcestruzzo facendo in modo che si compatti, vada ad aderire correttamente su tutte le pareti, vada a riempire la parte del pilastro della trave e va a eliminare anche le bolle d'aria, no? E appunto per questo si chiama compattazione. Quindi se voi avete un numero eccessivo di ferri o di legature, perché poi sono anche le legature che creano questo problema, non riuscite ad andare fino giù, magari il vibratore si ferma a metà o a un terzo e la parte sotto non viene vibrata, e questo può creare dei problemi di nidi di ghiaia e di zone, diciamo, non perfettamente compattate, e quindi si possono formare appunto delle bolle, eccetera eccetera. Quindi questa è un'altra cosa a cui stare attenti. Quindi verificato questo, verificato che le armature ovviamente siano coerenti con il progetto, e potete poi procedere a casserare, quindi a chiudere
i vostri pilastri, stando ben attenti, questo vale per tutte le casseratura, ve l'ho già probabilmente detto, a sigillare molto bene i casseri, cioè devono sigillare bene i casseri in modo che non fuoriesca calcestruzzo e non esplodano anche per qualche motivo. Infatti, se vedete, ci sono degli elementi metallici che sono delle morse che poi vengono messe circa a ogni 20-30 cm in modo da chiudere bene il cassero, e poi dopo si procede al getto, che deve essere fatto ovviamente con il calcestruzzo prescritto nelle tavole o comunque nel progetto depositato e correttamente vibrato. Fatto questo, diciamo che su questo c'è un po' di diverbio, quindi uno fa un pochettino come meglio crede, però io penso che una volta passati 4-5 giorni, comunque la settimana, voi possiate già scasserare. C'è chi scassera addirittura il giorno dopo. Insomma, sono scelte. L'importante ovviamente è che questa operazione qui non venga fatta su una trave, perché finché la fate su un pilastro va bene, ma se la fate su una trave o su un solaio, ecco, quello non scasserate dopo 5 giorni, perché bisogna scasserare dopo i 28 giorni. Ma questo penso che non ve lo debba dire, ma anche se forse sia qualcuno va detto. Comunque, questo è un pochettino il processo che avviene durante la fase di lavorazione del pilastro. Nel prossimo episodio vedremo la lavorazione sia delle travi ma anche del solaio, perché in questo caso il solaio è l'atrocemento che viene diciamo appoggiato dopo che sono armate le travi e poi viene gettato tutto insieme. Quindi nel prossimo episodio vedremo questa cosa qua. Per ora vi ho fatto vedere quello che è l'armatura e la casseratura e il getto dei pilastri, che poi si ripeteranno diciamo anche sul secondo livello, e le cose fondamentali che secondo me bisogna considerare sono quelle che vi ho detto in questo video, assieme alle immagini che avete visto. Quindi ferri di ripresa, diciamo pilastro che sia ancora ai ferri di ripresa opportunatamente legati, verifica delle armature, verifica dei copriferri, attenzione alle legature eccessive, e quindi casseratura e getto. Okay? Spero che questo video insomma sia stato utile, vi sia piaciuto, e ovviamente iscrivetevi, mettete mi piace. Dai prossimi dai prossimi mesi cercherò di far uscire, anche perché finalmente mi sto facendo dare una mano a fare questa cosa del montaggio, perché non era più sostenibile che lo facessi io. Quindi usciranno probabilmente video in modo un po' più regolare, e anche questa serie cercherò di finirla per poi magari cominciarne un'altra. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.